chi sa tutto di diritto non sa nulla di diritto, quindi per conoscere il diritto bisogna anche conoscere altro. Partiamo dall'attualità. Lei ha scritto un libro, Il futuro delle banche, insieme a Stefano Lucchini. Ecco, in un settore sempre in bilico, dove il ruolo della BCE e singoli interessi nazionali a volte si contrappongono, per evitare una trasposizione di metodologie europee in modo indistinto su tutti i paesi, quanto è importante avere professionalità trasversali e allargate e non soltanto settoriali, in grado però di tradurre anche quella che è la peculiarità italiana? Credo che il tema dell'uniformazione normativa a livello europeo, anche con riguardo alla vigilanza bancaria, è uno di quei temi che invoca competenze trasversali che appartengono anche a più paesi dell'Unione e che, come chiesto, siano in grado di riflettere anche talune specificità, perché evidentemente le banche italiane storicamente hanno avuto caratteristiche diverse da quelle tedesche, da quelle francesi, e nel passato almeno una delle critiche che è stata rivolta alla Banca Centrale Europea e di non aver considerato e valorizzato sufficientemente queste caratteristiche, perché ad esempio ci sono banche come quelle tedesche storicamente più capitalizzate, e evidentemente imporre, come dire, la stessa taglia a tutti ha generato una certa, come dire, costrizione o forzatura. Professore, le recenti instabilità finanziarie, alludo a Credit Suisse e alla Silicon Valley Bank, hanno riacceso i riflettori su tutto il settore finanziario e anche sulla vigilanza e il potere di intervento statale in un'epoca dominata dal venture capital, lo sappiamo, e anche dal veloce tasso di innovazione e dalla nascita anche di tante start-up. Ecco, come possono le istituzioni finanziarie e i policy maker sviluppare nuove competenze per il controllo e la vigilanza di questo settore finanziario, garantendo una stabilità del mercato e prevenendo soprattutto anche possibili crisi finanziarie? Il caso della Silicon Valley Bank è esemplare perché è un insieme di elementi nuovi e elementi antichi, perché diciamo la crisi si è sviluppata diciamo con messaggi via Twitter, con operazioni che sono state fatte dagli smartphone con cui si movimentavano e si prelevavano i conti correnti dalla banca. Allo stesso tempo il mercato di riferimento, appunto la Silicon Valley, era fatta di imprenditori che avevano caratteristiche molto innovative, di forte propensione al rischio. I responsabili non sono solo evidentemente i manager, ma è stato anche il regolatore, perché l'amministrazione Trump ha escluso le banche di piccola e media dimensione da una disciplina prudenziale più rigorosa. Questo fortunatamente non accade in Europa. La vicenda diciamo del Credit Suisse è una vicenda, come dire, una serie ripetuta di insuccessi che ha determinato una debolezza strutturale della banca, a cui però si è sopperito, mi pare. Professore, rimaniamo sull'attualità. I recenti insuccessi e i recenti eventi hanno poi di fatto mostrato questo binomio ormai evidente tra digitalizzazione e crisi. Quali competenze e consapevolezze sono, diciamo così, a suo avviso necessarie per sviluppare un adeguato apparato di contrasto alle minacce informatiche a cui attori pubblici e privati sono esposti in seguito alla digitalizzazione della società? E in che modo il diritto può contribuire a garantire la sicurezza informatica? Oggi una banca, un supermercato e un grande negozio di abbigliamento, no, possono sembrare cose molto molto diverse, ma in realtà sono molto simili, perché tutte funzionano sulla base di una piattaforma informatica in cui, come nel caso delle grandi banche italiane, sono investiti centinaia di milioni, talora anche miliardi di euro. Oggi tutti i consigli di amministrazione delle grandi società, in particolare le grandi società quotate, si devono porre il problema nella valutazione dei rischi, se
i sistemi di sicurezza sono adeguati, perché in un certo senso un tempo c'erano dei cancelli fisici che consentivano l'accesso ai magazzini, oggi i cancelli sono virtuali e evidentemente vanno adeguatamente presidiati. Professore, in virtù del nuovo ruolo che l'Europa necessariamente si deve ritagliare in questo assetto anche totalmente nuovo, sempre in evoluzione in termini geopolitici e anche guardando le differenze tra sistemi giuridici europei, crede che possa essere necessario un allineamento o quantomeno una maggiore integrazione tra di loro? E qual è il valore aggiunto che il diritto italiano potrebbe dare a questo processo di allineamento? C'è un processo di uniformazione normativa che comunque non sacrifica le peculiarità nazionali, quindi idealmente stiamo tutti contribuendo a creare un edificio comune sul piano giuridico a livello europeo e talora anche a livello sovranazionale, ma la casa italiana e del diritto italiano comunque sarà preservata, quindi è un rapporto sia di collaborazione, certe volte anche di competizione per le regole, perché anche la sperimentazione normativa consente di trovare le regole migliori. Ma pensare anche a un ruolo guida dell'Italia in questo senso? Beh, questo naturalmente sarebbe molto auspicabile. Devo dire che la Germania ha sempre investito molto nel diritto e quindi penso che se così avvenisse sarebbe evidentemente un motivo di soddisfazione per tutti, anche perché in Italia ci sono centri di ricerca eccellenti che possono dare un grande contributo. Lei è stato tra l'altro anche componente del comitato etico del Policlinico Gemelli. Quanto è importante affiancare alle competenze tecnico-giuridiche anche skill di tipo etico e di tipo anche valoriale? L'esperienza che ho fatto in un comitato etico mi è servito, come dire, un processo anche di maturazione personale, a capire che poi il diritto sempre di più è legato a scelte che un grande giurista americano, Guido Calabresi, definisce tragiche, cioè a scelte in cui il diritto poi finisce per arbitrare tra valori etici che spesso non sono condivisi o che si contrappongono. Quindi penso che la raccomandazione che si può rivolgere ai nostri studenti di giurisprudenza e che dicevano i nostri maestri è che chi sa tutto di diritto non sa nulla di diritto, quindi per conoscere il diritto bisogna anche conoscere altro. Professore, nel mondo anglosassone la meritocrazia è sempre al primo posto nelle scelte che vengono fatte a tutti i livelli, scolastico, imprenditoriale. In Europa, in particolare in Italia, non è sempre così. Cosa bisognerebbe fare per tornare al fatto che la meritocrazia possa sempre primeggiare? Ci sono stati filosofi del diritto come Sandel che hanno scritto dei libri per richiamare tutti su due aspetti che a me sembrano veramente fondamentali. Il primo è che la meritocrazia e il successo sono due cose diverse. Si può avere un grande successo come gli influencer, ma la meritocrazia evidentemente è qualcosa di diverso, è un lavoro costante che si protrae per anni, un investimento su se stessi e sugli altri. Allo stesso tempo credo che debba essere un impegno di tutti noi quello di fare in modo che proprio grazie alla meritocrazia le disuguaglianze diminuiscano e non si accrescano. Quindi è un tema di grandissimo rilievo per il nostro futuro, ma anche per il futuro dei nostri figli.